ragazzi, bentornati su Kino TV. Oggi l'Epic Games ci ha sorpresi con una nuova roadmap. Inaspettatamente molti utenti la stavano richiedendo da tempo. Noi ne andremo a parlare subito insieme. Vi anticipo già che ci sono molte novità in questa roadmap. Molte notizie per tutti noi livelli alti arrivati in endgame. Finalmente possiamo iniziare a guardare Salva il Mondo con occhi al futuro. Andiamo subito a leggere tutto insieme. Siamo tornati con un'altra roadmap di Salva il Mondo. Ecco un'anteprima di tutti i nuovi punti salienti dei prossimi aggiornamenti. Nella settimana, appunto, 9 aprile 2019, quindi, avremo un nuovo costruttore leggendario. Questo costruttore, ci dicono, rafforzerà la tua armatura, quindi ci lascia presagire che sarà un costruttore molto resistente ai danni. Nuovo fucile steampunk, quindi un nuovo fucile pesante, perché uno shotgun è un fucile pesante, un fucile a pompa, raddoppia il problema, elimina e raccogli. Cosa significa? Una volta era una tempesta beta questa missione, ora sarà una missione permanente. Hanno apportato alcune modifiche a questa missione, dicono, sulla base dei feedback di tutta la community. Ci ringraziano e vedremo cosa ci aspetta, perché non hanno detto nulla. Non so che modifiche abbiano apportato, non so quali altre cose possano aver cambiato. Speriamo in bene, speriamo veramente in bene, perché a me piaceva molto come missione. Ti lanciavi, scioglievi gli zombie, non dovevi pensare a difendere nulla, provavi i vari equipaggiamenti eroe, visto che è stato lanciato nello stesso momento di tutto il sistema di eroi nuovi, diciamo. Poi nella patch 8.40, quindi balziamo al 16 aprile, 2 giorni prima il mio compleanno, raga, avremo 2 nuovi eroi a tema Bunny, un soldato e un ninja. In più Rabbit Rider Jonesy farà ritorno. Rabbit Rider Jonesy è il soldato, il coniglio di Pasqua, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Rabbit Rider Jonesy, in italiano Jonesy coniglio in cursore, onda d'urto, granata a frammentazione e grido di guerra. I suoi vantaggi sono sui fucili pesanti. No, scusate, incrementa il danno critico con fucile di precisione. Incrementa il danno critico con fucile di precisione del 225%, ok. Poi farà ritorno il lancia uova di Pasqua, come vedete anch'io ce l'ho dall'anno scorso. Forse è ancora Legacy, non lo so. Sapete che... no, non è più Legacy, ok. Però molti dicono, raro, di fuoco, natura, raga, guardate, si può benissimo cambiare l'elemento. Non so, forse sono solo io, però mi pare strano, no? Di solito non sono così fortunato. Fatemi sapere voi nei commenti se ce l'avete, se potete cambiargli l'elemento. Vi prego di guardare questa cosa per me, di farmi sapere. E lasciando le uova di prossimità agli Ask, questo launcher sarà di ritorno, appunto, dicono. Vabbè, tutto bene. Procediamo. Il 23 aprile, quindi nella patch 8.50, avremo una nuova lancia steampunk. E non ci danno molti dettagli a riguardo, abbiamo già avuto un'altra lancia. Ci stanno dando dentro con le lance, devo dire, a sto giro. Poi avremo un nuovo coniglio straniero e tornerà appunto Penny Coniglietta. Ve la faccio vedere subito qual è, perché magari a molti di voi interessano i bonus. Eccola qui, plasmipulso, esca e scatto taurino. Il suo bonus riduce il costo energetico del plasma impulso e riduce il costo energetico, sempre il plasma impulso, del 75% per il vantaggio comandante. Non è niente di che, è molto utile appunto per il plasma impulso. Se vogliamo farci una build con quella sarà ottima, direi. Ottima, anzi la vedremo pure insieme. Poi continuiamo. Il 30 aprile, quindi con l'aggiornamento 8.50, avremo un nuovo assalto. Qua ci dicono che è proprio l'arma che stavamo aspettando, ovvero la macchina da scrivere buggata, aveva le sembianze proprio di questa, di quest'arma che dovrebbe uscire, diciamo. Io premetto che avevo immaginato, anche perché era molto simile alle armi di questo evento, si assomiglia parecchio esteticamente. Sono molto curioso di vedere come sarà, sono davvero curioso. Poi ci aggiungono, speriamo che tutti si siano divertiti con la Love Storm e Yar. Abbiamo visto alcune fan art assolutamente incredibili che sono state create sulla base di questi eventi. Siamo entusiasti di queste creazioni, siamo entusiasti di vedere cos'altro creerà la community. Inoltre nella versione 8.50 aggiungono, apporteranno alcune modifiche alla fine di Monte Spago. Aggiungeranno missioni di lipotenza più elevata verso l'estremità superiore della zona. Queste missioni premieranno materiali di qualità superiore come corlucente e raggio solare. Ed è la prima iterazione delle modifiche che stiamo apportando per portare contenuti più duri e più intensi. Quindi raga, potenziatevi tutti i superstiti, cercate di salire di livello, perché siamo lì, gli sgoccioli. Dicono appunto che infine
fine con la stagione 9 includerà alcune modifiche significative al tuo Storm Shield, al tuo scudo antitempesta, che apre le porte ad una nuova modalità di gioco particolarmente focalizzata nelle difese scudo, appunto. Avremo più dettagli per te mentre ci avviciniamo alla nuova stagione. Stiamo anche riportando un'arma molto richiesta in questo periodo, quindi stai attento. Secondo voi di che arma stanno parlando? Secondo me dell'Eversore Vindertech, anche perché è l'unica arma che potrebbero rimettere, oppure dello schioppo, perché lo schioppo la stanno chiedendo in veramente, veramente tantissimi. Ecco, io pur non avendo l'Eversore Vindertech non mi interessa averlo, preferisco 100.000 volte che rimettano lo schioppo per tutti voi che non ce l'avete, perché è un'arma veramente OP, un'arma che veramente ci salva il sedere molte volte. Infine, come messaggio finale, dicono che stanno lavorando su alcune cose fantastiche per la parte successiva del 2019. Forniranno maggiori dettagli su questo in futuro. Che dire, raga, io sono molto molto soddisfatto di questi aggiornamenti. Non vedo l'ora che ogni cosa venga implementata, ma soprattutto non vedo l'ora della stagione nuova. Non vedo l'ora di vedere queste modifiche a Montespago alla fine, perché è un tot che ormai sono alla fine del gioco. E non che non trovo sfizio, perché a me piace un sacco Salvo al Mondo, penso che si veda. Cioè, se no non passerei così tanto tempo su questa modalità di gioco. A me, premetto che mi sono sempre piaciute le modalità con zombie, e a maggior ragione questa, che nonostante sia una modalità con zombie, è una modalità continuativa, non mi dà modo di scocciarmi, mi dà modo di farmare, mettermi da parte le mie cose, conoscere gente, giocare con amici, persone diverse, aiutare, non aiutare, insomma è un gioco fantastico. Sono molto molto contento che l'Epic Games finalmente si stia decidendo a apportare tantissime modifiche a questa modalità, merita, merita veramente tanto. Raga, fatemi sapere con un commento la vostra nei commenti. Che dire, io per oggi non posso fare altro che salutarvi, non temete, ci vedremo domani. Bella bella.